Benvenuti cari amici alla conferenza numero 807 a cura della comunità politica ed umana della CAPCA, Chiesa Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Prima di iniziare alcuni avvisi, siamo ancora reduci dai festeggiamenti per la 800ª conferenza tenuta al presidio in Piazza Aspromonte, una serata meravigliosa, amabile, accaldata, ma al contempo pregna di concetti e di buone idee per la battaglia culturale, per quella politica, dove abbiamo tracciato una vasta biografia morale del nostro agire politico in Università Cattolica del Sacro Cuore, contornata da visi amici che ci hanno fatto ricordare i bei tempi andati. Ma ora torniamo nuovamente al fluire incessante di queste conferenze di formazione militante. Mentre la conferenza numero 806 sarà lo speciale alla Barda dedicato alla musica, al rapporto tra musica e fede cattolica da Suor Sorriso a Frate Metallo ai giorni nostri, la numero 807 ha questo titolo molto affascinante: la saga di Matrix, un modello ermeneutico per il tradizionalismo cattolico. Saranno relatori stasera Lorenzo Nicola Roselli e Alberto Spataro, che non tiene una conferenza da noi dal 20 aprile del 2011. E quindi per noi è un motivo di enorme gioia e soddisfazione poterlo riavere anche tra i relatori, anche se egli ha vissuto con noi in questi anni da sodale, da amico, da intimo. Per cui è veramente la super chiusura dell'ultimo cerchio questa conferenza, che riprende e riannoda i fili di un antico rapporto, forse un tempo reso più rarefatto dalle circostanze, ma poi tornato potentissimo. Volevo ricordare che con questa conferenza e con la 808, che sarà settimana prossima ma non sarà registrata, sarà un colloquio storico-dottrinale, si chiude il 17° anno di conferenze di formazione militante del ciclo moderno, diciamo così, visto che va di moda, visto che parliamo di Olimpiadi, del ciclo moderno, quello iniziato il 15 novembre del 2007. Finisce il 17° anno. Dio solo sa quante fatiche, quanti affanni, quante complessità abbiamo vissuto in questi anni e come siamo riusciti, malgrado tutto, a continuare. E scorgo tra il pubblico il caro volto del dottor Andreucci, che è stato il ponte che ci ha permesso di passare il fiume giallo della pandemia in quegli anni terribili. Dicevo, possiamo dire di avere terminato anche il 17° anno di conferenze di formazione militante e col fine agosto inizierà il 18° anno, l'anno della maturità. Sono anni diciottesimi per noi, 18° della CAP, 18° delle formazioni militanti, quindi speriamo di avere una maggiore saggezza. Ma ora, senza ulteriori indugi e con piacere immenso, un giubilo indicibile, offro parola e microfono ai nostri relatori di oggi per la conferenza numero 807 a cura della CAPCA dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La teniamo il 25 luglio, ma non ci saranno colpi di Stato. Beh, innanzitutto non posso che ringraziare Pier Giorgio per le commoventi parole che mi hanno fatto ripercorrere in pochi secondi tutta la parabola personale vissuta in questo Ateneo. Ma insomma, per non diffonderci un po' in questi convenevoli, che pure sono del genere letterario delle conferenze, mi accingo subito a parlare del tema. Il tema, che è un film che direi che lo conosciamo tutti, almeno abbiamo sentito dire per nome, Matrix, uscito nel 1999, è diventato iconico. E la tentazione di parlarne oggi in maniera, come dire, più generica, più così anche più attuale, tanto è data dal fatto che il tema dell'intelligenza artificiale sia di grandissima attualità, nel senso che, come sapete,
per dire in due secondi la trama, Matrix è un sistema creato dall'intelligenza artificiale che a un certo momento prende il sopravvento sull'uomo e tiene gli uomini sedati, tra virgolette, e in modo tale da così nutrire di energia le macchine, mentre questi corpi vivono una neurosimulazione in cui il mondo sembra quello appunto degli anni 2000. Nel 99 sembrava era fantascienza, oggi non lo è più, ma ripeto, non è questo il taglio che vogliamo dare a queste brevi riflessioni, perché appunto ci sono c'è un'intera bibliografia, ci sono tantissimi blog, podcast che lo sapranno fare meglio di noi, cogliendo tutti i riferimenti filosofici che ci possono essere. Ecco, è chiaro il riferimento classico alla caverna di Platone, no? Per cui si vedono delle ombre, non la realtà. Possiamo dire, per avvicinarci alle cose che diremo, la presenza, se vogliamo, nel film, nella trilogia in realtà, di tre sistemi di pensiero filosofico-religiosi, no? C'è un elemento marxista, se vogliamo, quello classico, la struttura, la sovrastruttura. La struttura sarebbero le macchine che sopravvivono grazie agli umani, e per far sì che questo succeda, Matrix ha la sovrastruttura, cioè il mondo che loro pensano di vivere. C'è l'elemento, se vogliamo, di carattere che io non conosco, però diciamo buddista, nel senso il concetto della percezione che è superiore alla realtà, ma devo dire che con una sorta di preminenza c'è, come dire, il tema, il sistema, diciamo, cristiano. Basti ricordare che i due protagonisti, quello maschile e quello femminile, si chiamano rispettivamente Neo, che è diciamo l'uomo nuovo, che se lo si legge all'incontrario è The One, il prescelto, e dall'altro Trinity, per cui capite bene che non, niente per caso. È un film in cui quasi ogni fotogramma non ha nulla di lasciato al caso. Ma riguardandolo, uno di quei film che ogni tanto li si rivede, personalmente io sono quei film che quando stai facendo qualunque cosa li trovi in televisione, smetti di fare quella cosa e lo guardi, un po' come Mamma ho perso l'aereo. La cosa che mi ha fatto pensare è, e su cui vorrei porre l'attenzione, condividendo anche queste riflessioni con chi è molto più preparato di me in filosofia e in generale in cultura pop, come Lorenzo Roselli, è che il percorso del protagonista ricorda per molti aspetti quello che oggi si trova a fare una persona che, sì, che inizia a farsi delle domande e arriva a scoprire che il mondo in cui vive non è stato così, non è sempre stato così e che non dovrebbe essere così. Certo, il titolo della conferenza parla di tradizionalismo cattolico, potremmo anche dire tradizionalismo tout court, perché il protagonista, che viene chiamato nel mondo di Matrix signor Anderson, un banale impiegato di una banale industria di informatica, però non sta bene, nel senso a livello psicologico, cioè si accorge che c'è qualcosa che non torna, si accorge che nel mondo c'è qualcosa di che lo soffoca, tant'è che lui ha una seconda vita di notte da hacker. Attraverso hacker percepisce, attraverso la sua attività di hacker, percepisce l'esistenza di questo quid insondabile che però sembra spiegare il perché di questo malessere, appunto Matrix. E poi, prima di entrare nei dettagli, citando qualche episodio come dire iconico, che in cui secondo me gente che ha fatto il nostro stesso percorso può riconoscersi, magari se Roselli vuole
fare qualche cesellatura un po' più puntuale sul film, sul contesto. Ma ringrazio anche per questa conferenza dialogata, Alberto, quindi è un grosso piacere usare questi momenti estivi che sono sempre appunto occasioni di conferenze belle, simpatiche, ulteriormente più inattuali del solito, quindi ancora più interessanti. Ma io non sono un grande fan di Matrix, ritengo qualche però un film quando abbia ecco, superato i 20 anni dalla sua uscita sia adeguatamente spoilerabile, quindi faccio questa premessa. E nel caso di Matrix va comunque detto che, pur non essendo ecco, il capolavoro, l'apocalipto appunto degli anni 90, perché appunto nel 99, è comunque un film che è cosiddetto film di culto. Quando teniamo film di culto, il film di culto non è esattamente quello che deve essere bello, né quello che ha fatto risultati eccelsi al botteghino. Il film di culto è quello che influisce sulla cultura di chi lo ha potuto ricevere, sulla cultura appunto della società in cui è stato partorito, quindi ha influito sul linguaggio, ha influito sul nostro modo di pensare, ha influito sulle analogie che utilizziamo, e Matrix è questo esempio. Noi abbiamo oggigiorno il continuo rimando per chi appunto frequenta più l'etere, ma ormai anche le rubriche allarmate del TG2 sul forum dei brutti, no? Abbiamo appunto gli incel che utilizzano questa, gli incel sono questo segmento di persone che costruiscono un'identità sociologica sul fatto di non riuscire a trovare loro chiamerebbero un affetto, in certi casi più sinceri lo chiamerebbero un pezzo di carne da concupire, e usano appunto l'idea della pillola rossa e la pillola blu, che sono i due elementi che Morpheus dà al signor Anderson, no? La pillola rossa, che è quella che mostra la verità per quella che è e non per come appare nella simulazione, e che è quella che appunto il signor Anderson prenderà, o la pillola blu, che è quella che permette di una bellissima amnesia, che fa ritornare alla dimensione precedente, un'amnesia che poi, come scopriremo, come si vede nel film, è anche desiderabile e desiderata dalle stesse persone che si sono risvegliate. Dà l'idea, propongo appunto l'idea che la pillola blu appartiene a tutte quelle persone che ritengono che la dimensione, ad esempio, relazionale ubbidisca a leggi di innamoramento, corteggiamento, di bellezze interiori riscontrabili, di capacità un po' di tutti di trovare la persona desiderata, utilizzando sempre i rimandi platonici a cui facciamo insieme uso Alberto, l'anima gemella, utilizzando appunto, che viene da un mito platonico che ha un po' a che fare con il lessico del sentimentalistico romantico, ma invece la pillola, in questo caso la pillola rossa, permette di distruggere tutto questo, a spiegare come tutto sottostava una legge deterministica chiamata LMS Theory, appunto teoria del money, status look, l'aspetto fondamentalmente, quindi aspetto, denaro, stato sociale, in cui prende soltanto l'uomo che ha un aspetto più bello, oppure molto ricco, oppure ha un ruolo per fama, per importanza lavorativa, riesca a trovare una donna non più bella, non bella, ma semplicemente identica al suo aspetto, perché le donne, per una legge biologica, sono portate a unirsi o a cercare soltanto quelli che abbiano, quegli uomini che abbiano qualcosa in più da dare rispetto al loro aspetto, fondamentalmente. Quindi un concetto è descritto in sociologia di Pergamino. Quindi questa lunga digressione, perché appunto non si tratta di questa cosa incel, ma per dire come in questo caso, ma in molti altri, anche per dire, è stato utilizzato nel glossario della sinistra radicale, è stato usato nel glossario delle criptovalute, è stato utilizzato da ogni complottaro e complottista che conosciamo, ma dall'idea di appunto di un film che in fondo che cosa racconta? Racconta appunto, sì, il mito della caverna, racconta anche sotto certi aspetti, a mio avviso, anche il mito di Er, perché è pieno appunto di rimandi a quella che in fondo è il concetto di destino e il concetto appunto di fata, a cui in qualche maniera l'anima, incorporandosi in questo caso nella simulazione, è chiamata.
incorporato, c'è una simulazione che è un ruolo che appunto quest'anima, quest'essere umano prigioniero, come è appunto nel prigioniero appunto di questa simulazione per essere utilizzato come batteria umana, assume e svolge in questa simulazione. Io penso appunto, ecco, per rispondere alla domanda e poi appunto riacciando di nuovo la palla ad Alberto, che quello che proponga Matrix in fondo sia esattamente questo, sia una, un racconto fatto in maniera forse più distopica, anche utilizzando forse una bellissima, diciamo, per il 99 anche una bella, ben costruita appunto situazione grottesca, spaventevole, tragica, ma appunto analogia con quella che è la descrizione platonica del rapporto che c'è tra corporeità e anima. Credo che proprio in questo ci sia diciamo, limiti forse no, forse anche la forza e la chiave interpretativa per poi leggere questo film, e da questo punto di vista, e adattandosi appunto a questo punto di vista, un punto di vista esattamente platonico, che ci porta appunto a questa illusione che la vita corporale, la vita di ordine minore, la vita che richiede una navigazione per risvegliarsi, per avere non solo coscienza di quella che è la realtà, quindi per una richiesta di tipo gnoseologico, per una richiesta di necessità conoscitiva, a mio avviso forse anche ancora più netto, ma nell'ottica, in questo Platone, allievo di Socrate, anche nell'ottica di poter essere una persona realmente virtuosa, una persona che vive bene. In questo, secondo me, non solo ci sono gli spunti in Matrix, ma ci possono essere anche degli spunti interessanti leggendo la sinossi di Matrix, che ormai per noi è un copione, è un trattato di manifesto politico, manifesto esistenziale, ormai talmente è stata usata che può assurgere questo ruolo, possono essere secondo me adattati alla vita di tutti i giorni analizzando quella che è la situazione del Matrix. Per tutti riteniamo io un po' in un Matrix adesso. Sì, grazie, mi fa piacere che hai menzionato un momento della storia di Matrix su cui volevo porre l'attenzione, cioè un momento che, al di là di tutte queste interpretazioni che si possono dare, che sono state date, un momento comune a tutti i percorsi di conoscenza, cioè il momento decisivo in cui appunto bisogna prendere una risoluzione, il momento in cui Morpheus propone a Neo le due vie, cioè pillola azzurra, ti risveglio, non è successo niente, quella rossa, lui dice vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Penso che ognuno di noi se lo sia sentito o più o meno esplicitamente dire o fare un discorso del genere, nel senso che noi capiamo, Neo capisce che c'è qualcosa che va scoperto, che va indagato, che così non si può andare avanti, però dall'altro c'è il richiamo della tranquillità, della quotidianità, tranquillità non in senso positivo ma in senso, nel senso al ribasso, e così anche noi nella nostra vita ci siamo, chi di più, chi prima, chi con meno tappe o con più tappe, si è arrivato a chiedere forse quello che ci dicono non è proprio così, cioè chi viene detto, chi ci viene spacciato per buono non è il buono ma sono i cattivi, quello che i valori che ci vengono proposti sono magari i disvalori, e allora noi vorremmo sapere le conseguenze che questo porta, coviamo dentro di noi appunto questa tensione che è Neo, nel senso in generale della conoscenza, tra il rimanere, se vogliamo, al di qua della caverna o al di là. Interessante è il momento in cui lui sceglie, appunto, come sappiamo, se no ci sarebbe il film, la pillola rossa, cioè si capisce nel momento in cui si decide di capire, no? Cioè che anche questo
Secondo me è un concetto fondamentale nella società di oggi, nella quale si dice il contrario. Io sono saggio, quindi mi astengo dal giudizio. Sono agnostico, si dice in religione. La maggior parte di uno dice sì, ma io non sono sicuro che Dio esista o che non esista. No, per capire bisogna decidere di capire. È un atto della volontà. È lì che iniziano i problemi, perché si entra in un mondo brutto, effettivamente si entra in un mondo difficile, in un mondo in cui si vive quello reale, quello da cui ci si sveglia, in un mondo in cui non c'è più la luce del sole, un mondo in cui non si mangia niente se non una specie di preparato di proteine, forse a qualcuno piacerebbe. Tant'è che qualcuno, un protagonista, che si chiama Cypher, che vuol dire calcolatore, non a caso, cifratore, non so come dirlo, come renderlo, a un certo punto lui si vede nel film che cova questo risentimento, ma se avessi preso la pillola blu, chi me l'ha fatto fare di prendere quella rossa e di vivere così? Chi non se l'è mai chiesto di vivere in maniera anche, se vogliamo, un po' separata dalla società per come la conosciamo, ma chi me l'ha fatto fare? Era meglio non sapere niente, era meglio non sapere che questa cosa, che questa posizione non andasse difesa, perché ci saremmo evitati un sacco di problemi. È chiaro che quello è il personaggio negativo, cioè è il disvalore. E ci tengo a evidenziare un aspetto su cui si fa poca attenzione, cioè nel momento in cui loro dal mondo reale ritornano in Matrix, le persone normali, cioè la proiezione delle persone ancora tutte addormentate, sono nemici, cioè non ci si può socializzare, anche perché poi nella trama chiunque di loro può essere un dispositivo, un agente che li cerca, una macchina senziente, ma questi qua poi quando i protagonisti, quando poi agiscono nel mondo, fanno attentati di fatto, cioè sono i cattivi nel mondo reale, cioè pardon, nel mondo di Matrix, e questo è quello che ci rende, siamo resi tali proprio da questa decisione. E bisogna tenerne conto, cioè queste scelte in cui si capisce che noi non stiamo nella Matrix, che è quella che noi usiamo come subspecie, subfigura, come complesso di valori in cui siamo cresciuti, valori potremmo dire liberali, capitalistici, eccetera, però se non siamo con loro, siamo un nemico del sistema, anche senza fare ben inteso atti volti a distruggerlo, ma solo per il fatto stesso che ci siamo. Per cui insomma sono questi due elementi, la decisione di conoscere e l'assumersi costantemente le conseguenze dure che ci possono portare a peggioramento delle nostre condizioni di vita, ma a una totale e impagabile libertà nel senso vero, cioè di non essere vincolati a ciò che è falso, ma ancorati a ciò che è vero. Non so se ci hai mai pensato, Lorenzo. Questo è sicuramente qualcosa che è molto bello ed è effettivamente un tipo di messaggio che si può e si deve andare a leggere, quasi a derivare da quest'opera, e che penso sia probabilmente anche una visione costruttiva, laddove ce ne sono tante, alle volte più semplicemente caotiche e quasi che assomiglia più a un baccano che è un'ermeneutica. Io ne lancio un'altra, nel senso, noi prendiamo, ripeto, Matrix poi significa matrice, quindi nel senso, in questo caso lo leggiamo anche in questi termini, la parabola platonica è ancora più evidente, perché
la matrice, la realtà virtuale in cui tutti, quasi tutti vivono, quasi tutti esseri umani, infatti una piccola parte chiusa in questa nuova Zion, appunto quest'ultima città umana nel centro della Terra, sfuggita all'intelligenza artificiale, tra l'altro sono plurali in questo, quindi c'è anche molto interessante come un po' nell'opera, più che essere raccontate come di solito viene, e diciamo l'unità tecnologica spesso è raccontata nella distopie che riguardano la rivolta delle macchine, no? Come un'unica intelligenza artificiale, poi addirittura si parla, forse usando un tema asimofiano, da Asimov appunto, di una popolo artificiale che si sveglia. Nel primo film poi questa cosa viene anche raccontata poco, però il tema che appunto, ovvero appunto questa matrice, questa realtà creata, questa materia da cui in qualche maniera bisogna a tutti i costi sfuggire, bisogna effettivamente farla questa navigazione, perché appunto la materia è la realtà dell'illusione, la realtà della mera imitazione che non corrisponde alla verità. Non a caso l'oracolo che compare nel film fa proprio vedere al signor Anderson la citazione citata da Platone della vicenda appunto socratica, che andando alla Coi Delfi la risposta è stata conosci te stesso. Ecco, però Platone, che ha fatto tanto bene, ha fatto anche qualcosa di male, perché da Platone si può derivare anche, e adesso non voglio risultare tedioso perché è un termine che piace tanto in altri libri, quindi sarà molto pratico, la gnosi, l'elemento gnostico. E una buona lettura platonica, che tanto è servita ai nostri antenati nella fede, i nostri padri, per uscire e per ben costruire e spiegare e comprendere meglio la rivelazione fuori dal quadro interpretativo che era quello puramente ebraico, può anche portare a tanti tanti errori. E in fondo in Matrix abbiamo proprio l'idea di una conoscenza che salva, una conoscenza che fa uscire dall'illusione, una conoscenza che deve servire a liberare un popolo in cui c'è appunto un eletto che deve arrivare a salvare, un eletto che è più cosciente degli altri, che è un grande programmatore, un ottimo programmatore che cerca la verità già finché è una simulazione, e che quindi assomiglia molto agli eroi, no, della lettura hegeliana, al proletariato, a quello che svegliano la coscienza del proletariato e che farà in modo di utilizzare la storia che gli è preceduta come quel becchino che seppellisce ciò che deve essere superato, e tanti altri rimandi che fanno parte dell'elemento gnostico, no? Dove secondo me invece la parabola di Matrix che possiamo adattare a tutti noi? Nel fatto di ammettere tranquillamente che viviamo tutti nel Matrix, noi siamo nel Matrix, e questo Matrix nella lettura platonica, che appunto abbiamo dicendo prima, è benissimo adattabile a quella che poi è stato lo sviluppo che ne ha dato la nostra teologia, dell'idea che noi viviamo in una realtà illusione. Questa non è la vera vita, questa è un'imitazione placida, appunto minore, inferiore della vita, che però serve a fare ciò che viene anche descritto, queste proiezioni che però sono gli individui stessi, viene in questo senso anche nel film detto come la realtà sia qualcosa di estremamente soggettivo, empirico, ripeti, da questo punto di vista il mondo creato ci dà l'idea di come effettivamente noi funzioniamo attraverso, percepiamo la realtà attraverso fotoni, luce, che ci fa in modo di vedere la realtà come la vediamo noi come esseri umani, che è molto diversa e totalmente diversa da come percepisce un pipistrello o una mosca nel nostro creato. Quindi quelle simulazioni sono esseri umani proiettati con le loro scelte, con il loro libero arbitrio, con la loro vita in una simulazione che è la loro realtà. E queste scelte non vengono meno, cioè esistono, per carità, e non sono individuabili dal punto di vista dei protagonisti, non sono in questo senso distinguibili programmi senzienti che lavorano per l'intelligenza artificiale, ma la maggior parte delle persone sono persone, appunto. E nell'ottica quindi di essere in questo Matrix, che cosa possiamo allora dire, tenendo la parabola di questo film? Che la scelta
Tanto per cominciare, che la scelta appartiene a tutti noi, che non abbiamo eletti che ci vengano a salvare. E questo perché? Perché l'eletto c'è già stato, è venuto in Palestina 2000 di anni fa e qualcosa in più, e ci ha mostrato dove sta la verità, una verità ovviamente fatta di pastoni tristi, magari non così gustosi, non così prelibati, di una vita che può sembrare più dura rispetto ai piaceri del mondo, la bellezza della donna vestita di rosso che c'è nelle simulazioni e che addirittura alcuni cercano di riprodurre attraverso simulazioni del Matrix che sono in grado di creare, è una realtà più brutta, magari più buia apparentemente, e che però è una, quella sì, una dimensione, un'esperienza che salva. Ed è quella che in fondo assomiglia tanto alla via austera, alla piccola porta stretta che il Signore ci ha indicato di portare avanti, e di portare avanti anziché appunto nell'immagine del del terrorista che combatte, che fa, che potrebbe essere più simile alla lettura appunto gnostica di salvezza a prescindere da tutti gli altri, facendo questi cammini di iniziazione che tanto piace anche a certe letture di mondi non coincidenti ma tangenziali, che possono influire enormemente anche sul cattolicesimo tradizionalista a cui abbiamo citato prima, ma che invece può essere portata, noi che abbiamo conosciuto la verità, che la leggiamo, sentiamo ogni domenica nel Vangelo la verità, quella verità di quel mondo austero, di quel mondo difficile, di quel mondo apparentemente più grifagno, lo possiamo portare nel mondo simulato, che sappiamo essere simulato, sappiamo essere illusorio nei suoi piaceri, nelle sue bellezze, nelle sue ricchezze, in tutto ciò che si può proporre, o anche nelle disgrazie che ci può dare, e in quello fare ciò che ci invita a fare un caro, anche lui platonico, bravo, però chiamato Sant'Agostino, essere pellegrini di questa illusione, di questo Matrix. Ed ecco, secondo me, forse il messaggio ci può dare, dato che il nostro eletto è già venuto, il nostro prescelto che ci ha già dato la salvezza, ci ha già mostrato qual è il vero mondo, portarlo e viverlo attraverso la nostra condizione di, mettiamola così, persone che vivono la simulazione sapendo però il mondo vero qual è. E sapendo che questo mondo vero, questo mondo rifagno, però apre a una condizione meravigliosa, a una condizione piena di una bellezza, di una appunto grandezza che è impossibile comprendere nella pochezza delle nostre menti, perché è appunto la bellezza della nostra condizione di anime poste davanti all'immagine meravigliosa raccontata sempre in questo strano mito di Erra, a suo modo, che è anche la Divina Commedia, che è quell'immagine che anche Dante non riesce a descrivere quando vede la luce di Dio, perché in fondo questa è la cosa bella davanti alle matrici, davanti alle illusioni, davanti alle realtà parallele, che lo spirito, la spiritualità, l'anima in quanto trascendente è tale a prescindere da qualsiasi dimensione che la materia o l'illusione della materia possono darci. E l'anima immortale, con le sue ricchezze, con le sue glorie, sono fatte e che e appunto attendono appunto un percorso, che è un percorso di preparazione a quelle grandezze e quindi di ridimensionamento di quella materia in tutti i suoi aspetti, sia in tutte le sue bellezze, in tutte le sue glorie, in tutte le sue possibilità anche di godimento, ma anche rispetto a quelle che sono le sue difficoltà. Dicevo ai padri della Chiesa, essere tristi alla fine è sempre un modo per dire di essere egoisti e appunto pensare a se stessi. Ecco, questa è la grande navigazione, che è la navigazione che, come in Matrix, in fondo per le esigenze di Sinossi manca, mancava pure a questo spirito magno di Platone, che usando una bella immagine del professor Reale, è quella terza navigazione che è fatta proprio Sant'Agostino, costruita su una barca e su dei remi fatti con legno del Calvario. Facciamo questa terza navigazione e vedremo che troveremo anche il nostro modo di uscire da questo Matrix, standoci dentro, combattendo all'interno, combattendo questo mondo e i suoi principi, o se volete programmi senzienti, oltremodo senzienti direi. Beh sì, diciamo che sull'onda di quanto detto da Roselli, mi viene da dire, citando diciamo un autore del XII secolo, insomma cose di cui sono leggermente più pratico, Alano Dalilla,
omnis mundi creatura quasi liber vel pictura in speculum est nobis, cioè ogni creatura del mondo è per noi una pittura, un'immagine a mo' di specchio. Certo, la differenza è questa, che la Matrix, tra virgolette, la realtà contingente in cui viviamo l'ha creata qualcuno di buono, nonostante tutte le sue, siano permesse al suo interno tutte le brutture, le meschinità, le cose ignobili che assistiamo, tutti i giorni. Ecco, io vorrei, così, a mo' di conclusione, se vogliamo, di questo, così, se vogliamo chiudere questa parabola ermeneutica, che in effetti lo dico da amante del platonismo, appunto, del medioevo centrale prescolastico, quindi lo dico al di sopra di ogni sospetto. In effetti un rischio di questo platonismo è proprio non perché sia ci siano degli errori in sé, ma nel non chiarire adeguatamente rispetto a quanto necessitato dalle necessità di esplicitare la fede, ecco, il rapporto tra la natura e il sovrannaturale. Mi spiego meglio. Ciò che ci permette di sussistere, di combattere questa battaglia, non è uno sforzo volontaristico come quello del film, cioè nato appunto la volontà mossa dal riconoscimento, una sapienza, un'agnosi, ma dal fatto che noi lo facciamo per gratitudine di verso chi ci ha aperto gli occhi. E oserei dire, chiedendomi, e con questo concludo con, se vogliamo, un'impennata di guelfismo, clericalismo, che non guasta mai, pensavo, ma tutto può essere riprodotto. Nel film lo vediamo nelle estreme conseguenze, oggi lo vediamo in ambiti sempre più estesi, ma in effetti cos'è che non può per sua natura essere riprodotto? E i sacramenti, il sacrificio della messa, cioè non, per sua stessa costituzione, per sua stessa natura c'è bisogno delle condizioni stabilite, c'è bisogno di un prete vero, di un ordine vero, di un pane vero, di un vino vero. Quindi qui vediamo come il nodo gordiano si scioglie, si distrugge. Paradossalmente, un atto che di per sé soprannaturale è quello che non permetterà mai che qualunque cosa che si possa dire che qualunque cosa può essere replicata virtualmente, ed è paradossale che sia proprio un atto rivolto al divino, finalizzato a un fine soprannaturale, a esigere per forza delle cose naturali, perché così è stato stabilito. E niente, queste sono delle suggestioni che possono venire a chi, come noi, diciamo, come chi si trova nelle trincee delle battaglie culturali, in questo posto è un Alcazar da tempo ormai immemorabile insieme a tanti altri, si può trovare a cogliere in quello spirito di valorizzazione culturale, tipico anche di Radio Spada, del vedere, magari valorizzare e cogliere ciò che ci può essere di interessante, non solo nella letteratura un po' buona, ma a volte un po' troppo oleografica, e come insegna appunto la vocazione culturale radiospadista, nel saper cogliere ciò che è buono, trattenerlo. E tra l'altro, tra parentesi, il primo film perlomeno è anche uno dei pochi film che rispettano totalmente la modestia, cioè per cui giustamente è una cosa a cui badare, per cui. E niente, con questo finale un po' clericale, ovviamente io ho parlato più che altro della messa, ma
vale da sé per tutta la gerarchia, per la necessità che ci sia una continuità, che non si può replicare la gerarchia ecclesiastica del essere di persone vere, non finte, con delle intenzioni vere, non finte, anche perché sappiamo della intenzione dipendono molte cose, come sappiamo bene, per cui niente fatto con l'intelligenza artificiale, esatto, sì, però esatto, non, per cui niente, con questa, con questo rigurgito di clericalismo e una nota un po' di moralismo sulla modestia, mi piace concludere questa conferenza su un tema di cultura pop e ringrazio l'amico Lorenzo. È stata sì, una bella chiacchierata, direi appunto anche un piacere, un onore farla con un retore conferenziere di questo luogo, di questo Alcazar che mi ha preceduto e che diciamo è stato anche un piacere vedere parlare di nuovo in questa importante cattedra, a parte di altre cattedre direi anche importanti. E ricordiamo in questa data, appunto perché è importante, siamo 25 luglio, è stato detto, viva nei 90 anni il suo martirio, Engelbert Dollfuss, Austria, Europa, rialzati. Oh. Io ringrazio vivamente i nostri relatori di stasera per questa conferenza interessantissima, quasi misterica, quasi misteriosa, quasi che induce a delle riflessioni ulteriori rispetto anche alla quotidianità delle nostre battaglie qui, quasi un secondo livello, un terzo livello, non cionciano, ma un terzo livello di approfondimento anche per superare la terza navigazione, la banalità del cui spesso anche le cose più alte sono esposte, il rischio della banalità. Grazie davvero ai nostri relatori, a Lorenzo Nicola Roselli e al carissimo Alberto Spataro, che appunto oggi ha chiuso un cerchio, ma sono sicuro che ci parlerà ancora e in altre occasioni. Quella che avete avuto l'avventura di ascoltare era la conferenza numero 807, a cura della Comunità Politica ed Umana della CAPCA, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Milano. Grazie a tutti e alla prossima volta.